Bella a tutti ragazzi, sono Stefano Maiorano e oggi siamo tornati in un nuovo video. Iniziamo una nuova serie che è la serie di In Segreto. Allora, qui ci sono i nostri segreti nascosti in un'applicazione. Mamma mia. Comunque, incominciamo a leggere il primo segreto. Uomo di 16 anni, più 305 punti. Un giorno mi portarono un foglio da scuola e nascosero, almeno così pensavo. Il segreto è che sono andato a leggere ed ho appreso di avere un lieve ritardo mentale. Salgo tutti i giorni, ma non posso fare a meno di sentirmi stupido. Non ha senso. Perché? Perché? Uomo di 38 anni, più 148 punti. Da 4 anni ho uno studio mio e faccio il ginecologo di professione. Ginecologo, scusate. Ginecologo. Ok. Ok. Ripetiamo. Da 4 anni ho uno studio mio e faccio il ginecologo di professione. Ho una moglie e una bimba a cui voglio tanto bene. Mi ero ripromesso di non sfruttare il mio lavoro per tradirle. Ma non ce l'ho fatta e da 2 mesi scopo con una di 16 anni. Che la prima volta che venne, mentre la visitavo, mi spinse la testa sulla vagina. A volte a pensarci mi sento una merda, ma lei è consenziente e ci divertiamo. Un giorno stavo a fare shopping con dei miei amici. Abbiamo visto un coglione in tuta che diceva ebrei di merda. E quando c'era lui... E rideva con i suoi amici. Il segreto è che siamo ebrei. E lì appena arrivato in una strada secondaria l'abbiamo picchiati con le cinture nuove. Grandi. 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 Donna di 16 anni. Il segreto è che sono sempre più triste e sola. La mia famiglia si sta pian piano sgretolando. La mia mamma e mio nonno stanno molto male. I soldi non sono molti. Il mio padre invece da aiutare è sempre più nervoso e cattivo con noi. Vorrei solo essere felice e chiedere troppo? Mi dispiace per te. Donna di 27 anni, sono stata cresciuta con l'idea che se toccavo l'ombelico si morisse. Un giorno mio marito lo toccò e gli diede una sberla. Quando gli spiegai il perché del mio gesto, si mise a ridere come un folle. Tuttora mi spotto. Donna di 20 anni, il mio segreto è che quando mi fanno ridere troppo, non so il perché, inizio a fare le puzzette. E lì poi è tutto un susseguirsi di puzzette e risate. Uomini 16 anni, quando sono con gli amici, rido e scherzo, sempre cerco di sembrare sicuro di me. Ma in realtà non ho molta autostima e una quasi inesistente fiducia delle mie capacità. Mi sembra... sempre di essere in più in qualche gruppo di persone io mi trovo. Donna di 14 anni, ditemi che non sono l'unica che dopo la doccia sta mezz'ora sul letto con l'accappatoio addosso aspettando che i vestiti vengano verso di me. Intanto penso alle cose della mia vita e farmi discorsi filosofi. Madonna mia. Filosofici. Ecco. Donna di 14 anni, parlando di viaggio nel tempo con le mie amiche, hanno detto tutto. Volevano lanciare il 94 in calenda, come Justin Bieber, per poterlo scopare. Invece ho detto che mi sarebbe piaciuto avere 20-22 anni nel 69 e andare a Woodstock per avere 3 giorni di pace, amore e droga e vedere le leggende esibirsi. Mi hanno preso in giro dicendo che Bieber è meglio di Hendrix. Non capiscono un cazzo. Allora ragazzi, ho cambiato genere. Donna di 14 anni. Che del sesso genere. Donna di 14 anni. Una volta piccola avevo visto un porno. Così ho provato a fare sesso anch'io. Mi sono levato il vestito e ho iniziato a fare sesso. Con un cuscino e lo faccio ancora. Godo un sacco. Le mie amiche dicono che il sesso orale fa schifo, io dico lo stesso, ma in verità dalla voglia di farlo. Donna di 15 anni, da piccola provavo a fare sesso con mio cugino. Pensavo che sesso significa su e giù con i vestiti, che stupidi che eravamo.
Uomini 20 anni, vorrei fare sesso con qualcuno perché nessuno mi scopa. Peggio per te. Uomo di 23 anni, un'amica trans, spesso. Ho un'amica trans, spesso facciamo sesso. Uomo di 38 anni, il mio problema è che non riesco a fare sesso senza pensare a quando l'ho fatto con la mia prof. Grande. Uno che la fa con i suoi prof è un grande. Donna di 18 anni. Una volta io e il mio ragazzo stavamo facendo sesso a casa di lui, quando a un certo punto entrò nella sua stanza sua madre dicendo di fare meno rumore perché il giorno dopo doveva andare a lavorare. Non potete capire che vergogna, madonna, che figura di merda. Già mi immagino la figura di merda che ha fatto questa donna, questa ragazza. Uomo di 23 anni. Sono follemente innamorato, ma a lei non interessa, mi vede come un amico. Il fatto che io vorrei far capire che io da lei non voglio solo il sesso, come hanno fatto tutti questi ragazzi fino ad ora. Io la vorrei mia da abbracciare, coccolare, raccontargli le cose, vederla ridere. Oh, oddio, quanto è bella quando ride. Come posso fare per renderla mia? Fidanzati. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bella.